Da qualche parte oltre l'arcobaleno, il cielo è azzurro e i sogni impossibili diventano realtà. Arcobaleno Work Solution, agenzia per il lavoro. Oggi mi ritrovo presso l'agenzia Arcobaleno, è un'agenzia che si occupa di lavoro e sono in presenza di Pietro Bello per fare il punto della situazione. A consuntivo facciamo capire ai nostri amici l'importanza di un'agenzia che si occupa di lavoro. A consuntivo posso dire che i risultati sono molto positivi. Certamente più si va avanti e più i risultati crescono. Possiamo dire che siamo come gruppo molto soddisfatti della collaborazione con Giancarlo, anzi posso dire che molte persone chiamano. Tenete presente che noi cerchiamo personale perennemente di tutti i livelli, non solamente di un determinato settore, dalla metalmeccanica all'edilizia, all'agricoltura, alla ristorazione, e quindi siamo sempre alla ricerca. Però la collaborazione fatta con voi posso dire che è stata veramente valida, anzi vi devo anche ringraziare. Pietro, ma chi meglio di te mi può far capire se il lavoro c'è o non c'è e se la gente vuole realmente lavorare? Il lavoro c'è. Noi come agenzia operiamo su tutto il territorio nazionale, quindi chiaramente abbiamo un termometro della situazione. Non è per tutti i settori facile, ci sono settori dove è più facile trovare personale e altri no. L'importante è che al lavoratore viene fatta un'offerta molto chiara e soprattutto che c'è un rispetto contrattuale molto serio, perché solo così si riesce a trovare lavoro e il lavoratore stesso si fida. Dall'esperienza di questi mesi ho capito una cosa, che quando le ragazze parlano di lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo determinato può diventare indeterminato se il lavoratore dimostra di essere capace. Certamente il tempo determinato io lo vedo più come un trampolino. Proprio due giorni fa notavo sui tabulati che ci manda la sede che noi più del 50% della nostra forza lavoro viene stabilizzata in azienda, e questo è un dato molto positivo. Il tempo determinato non deve essere visto come una brutta bestia, ma anzi deve essere visto come un'opportunità, perché le aziende giustamente si rivolgono a noi per trovare, ma anche per vagliare, per conoscere meglio il lavoratore. La maggior parte delle richieste sono per la stabilizzazione, cioè cerchiamo una risorsa per poi stabilizzarla, e le mie colleghe so che durante gli annunci lo specificano questo. Un'altra cosa che ho capito è che molti non sanno che cos'è la somministrazione, che non è quella che offrono al bar, logicamente. Certamente. Somministrazione è quando un'azienda ci ricerca una figura, un cameriere, facciamo un esempio, per un periodo di un mese. Noi la ricerchiamo, la selezioniamo, la proponiamo all'azienda. Una volta che l'azienda ha visto che va bene, la diamo in somministrazione per il periodo previsto, quindi la diamo per un mese, chiaramente rispettando i parametri contrattuali che l'azienda autorizzatrice ha. Finito questo mese, l'azienda è libera di prorogare, cessare, può fare quello che vuole, senza penali. È tutto molto chiaro, Pietro, grazie. Vedo che hai delle bretelle fantastiche. Sì, oggi va bene così. Oggi va bene così. Noi ci vediamo alla prossima con Loredana, con Francesca o con Anna, non si sa con chi. Grazie a tutti. Alla prossima. Da qualche parte oltre l'arcobaleno, il cielo è azzurro e i sogni impossibili diventano realtà. Arcobaleno Work Solution, agenzia per il lavoro.